Bentornati ragazzi con Paperino Operazione Papero. Paperino intanto continua a sognare Paperino, è sempre più disperato. E andiamo a Il Sentiero di Qui, primo livello bidimensionale. Sì, di qui è pericoloso ma non possiamo andare di qua. Allora, battuta scontata, bruttissima, cringe, bastonatemi pure. Allora, tanto non sono in grado di fare le battute come si deve. Allora, qui non c'è niente perché andiamo avanti, vai. Primo livello in 2D. Questi allora livelli in 2D sono i peggiori, ve lo posso garantire. Sono più difficili questi che quelli in 3D. Madonna se non è così. Allora andiamo. Qui per la prova a tempo ci ho avuto qualche problema, mi ricordo. Allora qui la puzzola, dai. Ecco, sconfiggiamo tutti i nemici che si può perché danno le stelline e mi danno le vite. Le vite poi sono importantissime negli ultimi livelli. Vai. I tre paperi, i tre nipotini. Ecco, che avevo dato un indizio infatti a Ace, mi ricordo, che lui sta facendo il let's play di Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, aspetta, non... Ma non il Kingdom Hearts classico, quello con acqua, Ventus e terra, che ora c'è un lapsus, non mi ricordo il titolo, ma sta facendo proprio tutto, anche i minigiochi, le cose secondarie, compreso Gelato Ritmato, che è un minigioco gestito dai tre nipotini. Infatti gli ho detto, guarda amico mio, sclererò anch'io per i tre nipotini. E infatti qui sclererò per prendergli i giocattoli, mentre lui sclererà per il Gelato Ritmato. Allora, qui non possiamo salire sopra, per cui aspettiamo che ritorni. Vai. Ok, perfetto. Non t'andare, non t'azzardare andare prima di beccare la piattaforma, Vai, perfetto. Guardate, cioè le ambientazioni comunque sono molto carine per essere un gioco PS1. Cioè non sono ripetitive e monotone. Ah, merda, ecco, prima vita persa nel let's play contro la pianta all'episodio 2. Devo dire che con le mie prime morti mi sono arrugginito nei let's play. Ora le sto totalizzando spessissimo, cazzo. Allora, cazzo, arriviamo al secondo episodio e sono già morto una volta. Allora, qui non c'è più il libro di Merlock. Sì, perché i collezionabili vengono presi, cioè vengono salvati automaticamente per quando siamo nel livello. E poi per salvare bisogna, veramente bisogna salvare la partita. Però, cioè, non è che poi bisogna rifare tutte le cose che non abbiamo fatto prima di un checkpoint, ecco. A me mi ha fregato questo maledetto alce, vai. Vai, perfetto. Poi voglio sistemare le opzioni, perché penso... Ah, ecco, vedi, qui c'è il giocato. Voglio sistemare le opzioni perché penso non si sentano per bene le musiche. Andiamo, ecco qui c'è il secondo giocattolo, vai. Coraggio. Vai, io tendo di più a saltare, tendo più a saltare sopra i nemici che a prenderli a pugni, perché un difetto da notare in questo gioco è che le hitbox sono veramente imprecise, non... No, aspetta qui sotto, ecco, vai. Perfetto. Questa è la sfera d'energia, ecco che le sfere d'energia sono sempre un po' nascoste nei livelli, cioè nascoste sì ma non alla grande, però neanche ben in vista, ecco. Una via di mezzo sul livello facile. Una via di mezzo sul livello facile, io penso che nessuno abbia capito quello che intendevo dire. Ma del resto ho risaputo che io nei miei let's play parlo una lingua che soltanto io posso capire. Ragion per cui non ho per niente seguito. Ah, va bene, dai, andiamo, su. Fantastico, vai. Un videogioco su Paperino, ce ne vorrebbero di più, cazzo, perché Paperino Operazione Papero è molto carino in quasi tutte le sue versioni. Mi piacciono un po' tutte, meno quella per PlayStation 2 che è troppo diverso dal solito. Allora, più giochi su Paperino ci vorrebbero, ma anche una remaster, un remake di questo, ma fatto come si deve, non quello come la PS2 che non mi piace per niente. Dicevo, ma con più livelli, più lunghi, più complessi, dovrebbe essere bello. Cioè, più giochi su Paperino ci dovrebbero stare, secondo me. Allora, ecco, abbiamo finito il sentiero di qui, intanto. E di giochi di Paperino cosa c'è? Allora, questo, DuckTales, che è il videogioco ispirato a DuckTales, dove controlli zio Paperone in giro per il mondo per aumentare la sua ricchezza.
Poi c'è Quackshot, poi c'è... Ah, Maui Mallard in Cold Shadow, ce l'ho, quel gioco ce l'ho, ma è troppo vecchio e non riesco a farlo partire neanche con le macchine virtuali. Che Maui Mallard in Cold Shadow sarebbe... Maui Mallard è un alter ego di Paperino, tipo. E è un videogioco vecchissimo, c'era anche per la Sega Genesis, se non mi ricordo male, per una console Sega. E c'è anche per PC, io ho il disco di Maui Mallard in Cold Shadow, ma non riesco a farlo partire, perché è troppo vecchio. Allora, bene ragazzi, per questo episodio è tutto, noi ci vediamo al quarto e ultimo livello del Monte Papero, la scogliera della paura, che non fa paura. Ciao!